Elezioni provinciali, domattina i seggi saranno aperti dalle 6 alle 22, ci sono 11 candidati presidente e 22 liste. A Trento sono 800 le persone che non potranno votare perché residenti da meno di un anno. Organizzava treni, autovetture e pullman per l'ingresso illegale in Germania o Austria di migranti. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Bolzano che hanno arrestato un cittadino nigeriano di 33 anni. Il corpo di Patrick Bogo, 18enne, è stato trovato senza vita sul fondo di un crepaccio nella zona di Passo Giau. Il giovane era scomparso ieri da Belluno. Una 60enne guida sull'altopiano del Vigolana, ma sbaglia il tornante e si schianta contro una casa, estratta dall'auto con le pinze idrauliche. Un motociclista a Vermiglio è finito a terra e li è trasferito a Santa Chiara di Trento. Sono stati 1.356 gli incidenti nel 2017 con 29 morti e 1.980 feriti sulle strade trentine. I dati Istat pubblicati da Sole 24 Ore, incidentalità più alta a Bolzano e Belluno.